Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della Jurassicraft. Oggi andiamo a fare qualcosa che non vi aspettate, oppure forse che un pochino ve l'aspettate visto lo scorso video, ma comunque non perdiamo tempo, raga. Arriviamo a 6.000 mi piace, mi raccomando, conto su di voi. Come ogni episodio, cerchiamo di arrivare a 6.000 e vai subito con la sigla. Ok ragazzi, allora siamo nella gabbia dei Velociraptor, ma niente di più. E perché lagga? Ok, non sta laggando, ho solamente fatto un frontale contro dei blocchi di ghiaia. Comunque, stavo dicendo, non sono qui per un motivo particolare, sono qui perché penso che la scorsa puntata in questo mondo, e avete capito bene, in questo mondo, si è conclusa qui, non mi ricordo abbastanza bene. Comunque, allora, torniamo a noi. E perché sta laggando così tanto? Maledizione, non si sa. Allora, cosa è successo? Sono successe un sacco di cose, ma non qui. Perché, se vi ricordate, nella scorsa puntata vi ho detto che in una vecchia versione della Jurassicraft 1.7.10 c'erano molti dinosauri in più. E tantissimi di voi mi hanno chiesto di far vedere anche quei dinosauri, di andare a caccia del DNA anche di quei dinosauri. E così è stato. Infatti, che cosa ho fatto? Tanto facciamo un giro qui a vedere se è tutto quanto a posto in questa gabbia, che penso sia la gabbia con più scomparsi insieme ai gallinimus. Andiamo a controllare. Cosa ho fatto? Ho aperto. No! È morto l'altro brachiosauro! Ok, me l'avete detto tutti quanti che stava soffrendo nella scorsa puntata, al minuto 10 mi pare che stava. E vabbè, ma questo è morto mo, raga. Ma è morto adesso. Guardate, la carne è ancora fresca. Ma che sfiga, raga. Ma i brachiosauri dobbiamo rifarli, eh. Cioè, sono ormai sono gli idoli del canale, i brachiosauri. Ok, guarda quanta roba, mamma mia. Mamma mia, raga, poverini. Poveracci, poveracci, veramente. Li rifaccio, giuro, ve lo prometto, li rifaccio. Ma perché non mangiava nulla, mannaggia. Ah, me l'avete detto. Anche questo me l'avete detto. Cioè, quando diventano troppo alti, devo mettere i feeder in alto, perché altrimenti non riescono ad abbassarsi a prendere da mangiare. E potrebbe essere anche vero, cioè potreste avere ragione, anzi quasi sicuramente via. Anzi, raga, andiamo a mettere la tomba. Andiamo a mettere in diretta la tomba. La tomba per l'altro brachiosauro, andiamo subito. Nel frattempo continuo a spiegarvi questa cosa che stavo dicendo prima. Cosa ho fatto? Appunto, ha creato un mondo nella 1.7.10 in parallelo a questa. Cioè, non è che abbandonerò questo mondo. Farò cose sia di qua che di là. Quando ci sono delle cose da fare di qua, le facciamo di qua. Quando ci sono delle cose da fare di là, le faremo di là. Perché comunque molte cose che sono in questa versione non sono nell'altra. E molte cose che sono nell'altra non sono in questa. Non so perché non si decidono a unire e fare tantissime cose belle e fighe. Visto che comunque deve anche uscire l'aggiornamento di questa mod, della nuova versione, quindi prima o poi uscirà, ecco. Comunque, ho scavato, ho creato una piccola casa, una piccola... mettiamolo qui, perché poi è resuscitato il tirannosauro. Ci serve un cartello. Ce l'ho, perfetto. Visto che poi comunque ci servirà il laboratorio e tutto quanto, ho provveduto anche a creare il laboratorio nell'altro mondo e tutto quanto. Allora, qui cosa ci scriviamo? Qui giace il brachiosauro maschio più forte e bello. Dai, più forte, dai raga, è durato tantissimo, è durato veramente tantissimo. E viva il brachiosauro. Comunque, adesso ci trasferiamo nell'altro mondo, quindi ci sarà un taglio tattico, anzi creiamo una specie di portale che attraverseremo ogni volta che vorremmo andare nell'altro mondo. Non so, magari all'altro mondo sembra che voglio morire, ma se volessi morire dovrei entrare nella gabbia di tirannosauri, visto che ormai mi odiano a morte, non si sa per quale motivo. Comunque, allora facciamo così, facciamo che entriamo da qualche parte, tipo, non lo so, abbiamo dei blocchi, e vabbè, sì, abbiamo tanti blocchi. Facciamo così, mettiamo dei blocchi tipo a mo' di portale di stone, ecco. Facciamo una specie di portale fintissimo con la stone e lo attraversiamo ogni volta che vogliamo andare nell'altra dimensione. Ok, fa un po' cagare, però raga, ci vediamo nell'altra dimensione. Ok ragazzi, siamo giunti nell'altra dimensione, nella vecchia versione. Allora, cosa c'è da fare in questa versione? Un sacco di roba. Quanti dinosauri nuovi ce ne stanno?
tipo 10, 15, sono veramente tantissimi e andremo a scoprirli tutti quanti insieme. Allora, innanzitutto mi sono un pochino portato avanti, ho fatto delle farm che ci possono essere molto molto utili, che ho anche utilizzato per craftare determinate cose, ecco, e per vivere, anche perché noi dobbiamo vivere in questo mondo, visto che, non lo so, ecco, si vive addirittura e niente. Allora, vi faccio vedere in breve la casa, da dentro e anche da fuori. Da dentro è praticamente una grande stanza dove c'è il portale del Nether che mi è servito, dove c'è il mio letto e dove c'è la stanza del laboratorio. Esatto, qui vabbè, ho un pochino messo meglio le cose rispetto a come le avevamo una volta. Insomma, sono tutti quanti i soliti blocchi che ci servono e che non ci servono neanche, insomma. Mentre di qua, raga, c'è tutto quanto il laboratorio. Come vedete, nella vecchia versione non c'erano tutti quanti quei macchinari lunghissimi, tutti quei passaggi da fare, era tutto molto molto più semplice. Qua si inserivano i fossili, uscivano o dei materiali inutili come la cobblestone, le ossa e la sabbia, oppure usciva il DNA. Di qua si va a combinare, si vanno a combinare le percentuali di DNA come nell'altra nuova versione. E infine questo oggetto cubico misterioso serve a far, a dare dei nutrienti, minerali, le vitamine e i lipidi a il DNA di dinosauro per farlo diventare un uovo e per poterlo andare a piazzare, ecco. Cosa molto diversa dalla nuova versione è che qui l'uovo va posizionato e l'uovo si schiuderà nel mondo reale, quindi non c'è l'incubatore, l'incubatrice, insomma, come lo chiamiamo, l'incubator, chiamiamolo in inglese, ok? E niente, allora, prima di farvi vedere tutte quante le cose che ho trovato scavando veramente poco, raga, perché innanzitutto mi ha detto veramente una fortuna e mi sembra qui sotto c'è, ecco, forse non proprio qui, ecco, forse un pochino più di là, però comunque, ecco, invece era qui, c'è una caverna, raga, enorme, e addirittura c'era una mineshaft, mi sembra si chiami mineshaft, quella tipo con le ferrovie, con le torce e con un sacco di casse e un sacco di minerali. Allora, ho costruito anche, intanto dormiamo qui perché ci serve dormire, perché nel nuovo mondo si dorme, altrimenti non si dorme, non sto facendo strombolate. Allora, stavo dicendo, ho iniziato a costruire il primo recinto. È stranissimo, raga, sì, perché qua c'erano stranamente i come si chiamano, i recinti elettrici a basso voltaggio. Sono costruiti da questa base strana qui, questo centro di comando e questa antenna magica che fa uscire questi raggi, questi cavi fotonici che in teoria dovrebbero proteggere il nostro dinosauro e non farlo scappare. Come funziona? Praticamente qui, vabbè, sono i vari lati che ci sono da questa colonnina, quindi c'è il lato di qua e il lato di qua, che precisamente sono questo lato e quest'altro lato. L'unica cosa che non ho capito è, off è verde, on è rosso. Non ho capito benissimo come funziona, cioè prendo la scossa, non ho capito, cioè se io faccio on e ci vado contro, no, non ho capito bene come funziona, ma in teoria non dovrebbe far scappare i dinosauri neanche così, da quello che ho visto in un tutorial abbastanza vecchio. Comunque, cosa andremo a fare in questa puntata? Sono riuscito, come vedrete tra pochissimo. Ah, sentato vi chiedete cos'è questo coso qui. È il Dino Pad ed è l'equivalente del libro nella nuova versione. Cioè, erano più tecnologici nella vecchia versione che in quella nuova. Questa cosa ancora non l'ho capita e non si capirà mai in questa mod cosa è successo, ma comunque, ok. Ho trovato, vi flash la cassa perché rimanete veramente stupidi. Guardate quanti DNA. Boom! Raga, sono tantissimi, sono veramente tantissimi. Però purtroppo solamente pochi di questi riescono a raggiungere il 100%. Per il semplice fatto che sono tantissimi dinosauri da trovare. E quindi è una cosa fantastica. Ce ne ho uno che ho già trovato al 100% direttamente, raga. Che è il DNA dello spinosauro. Che secondo me è uno dei dinosauri carnivori più belli che ci siano mai stati, ecco. Allora, cosa andiamo a fare adesso? Andiamo ad aprire questo coltivatore di DNA. Andiamo ad inserire qui il nostro cultivate. Poi ci prendiamo i nostri 3 secchi d'acqua. Li riempiamo con la fonte d'acqua infinita che ho preparato appositamente qui. Quindi andiamo a riempire subito la nostra macchina magica, perfetto. E adesso in teoria questi nutrienti non bastano, ok, per far partire lo spinosauro, cioè la coltivazione dello spinosauro. Quindi cosa dobbiamo fare? Proviamo a vedere se con le sugar canes, no, le sugar canes non gli piacciono. I semi
I semi non li piacciono. Allora, vediamo un po'. Servirebbero in teoria le uova, mi sa. Oppure, perché io quel poco che ho già caricato, perché inizialmente era tutto quanto vuoto, quel poco che ho caricato l'ho caricato con delle uova, con dei polli che erano lì. Insomma, forse con la carne o con il grano dovrebbe funzionare lo stesso. Quindi adesso cosa faccio? Vado un attimo a caccia di maiali e poi torniamo subito qui. Ok raga, ho messo la carne di maiale, si è riempita subito la barra e... oh, che belli, che figata! Non l'avevo visto! Che figata questa cosa! Comunque, vedete, è partita subito questa schermata con il progresso della percentuale, ecco, della creazione dello spinosauro. Questa cosa è fighissima e non l'avevo mai vista. Cioè, non me ne ero accorto. Raga, ma com'è possibile che una mod vecchia è più bella di quella nuova, secondo me? Non so, fatemi sapere voi nei commenti e con un mi piace, soprattutto cosa ne pensate, che secondo me è veramente, veramente molto, molto figa. Vediamo un po', 60%. Ok, perfetto. Vabbè, comunque manca poco, insomma. Ok, completato lo spinosauro. Abbiamo ancora i nutrienti al massimo, perché la carne era veramente tantissima, quindi adesso ha risucchiato la carne che c'era qui, ne ha lasciato solamente uno, e ha riempito tutti quanti i nutrienti. Spinosaurus Egg... fighissimo. Adesso possiamo andare a farlo schiudere. Qui ho fatto questa piccola scaletta, poi per ritornarci dentro ancora non so come fare, e una cosa che non ho trovato in questa mod sono i feeder. Quindi ci dovrebbe essere un altro modo per dar da mangiare ai dinosauri. Se lo sapete fatemi sapere nei commenti, ovviamente. Se no gli mettiamo dentro, gli diamo la carne a mano, oppure gli facciamo entrare i maiali dentro il recinto. Comunque spawniamo subito l'uovo. E come vedete raga, è un uovo. È un uovo, sì, esatto, è un uovo. E mi piace un sacco. Allora, dobbiamo aspettare un pochino, neanche troppo, raga, neanche troppo. Però comunque io ne approfitterei per uscire dalla gabbia, perché non si sa mai, potrebbe essere abbastanza rischioso. E aspettiamo qui la schiusura dell'uovo. Oh, oh, raga, avete visto? Avete visto? Eccolo, è uscito subito dall'uovo. Ma è fighissimo lo spinosauro, raga, è bellissimo. È ancora un cucciolo, è ancora un cucciolo. Penso che dopo dovrei ammazzare questo recinto, perché non penso, ecco, che un recinto del genere riesca a reggere uno spinosauro nuovo. Guarda, prova a saltare. Prova a saltare, E urla anche parecchio. Comunque, mentre lo stavo fissando, perché era veramente fissato, cioè ero fermo qui a fissarlo, saltava ogni tanto l'uovo, Non ci ha messo tanto, forse un minuto o due, Comunque raga, sono veramente veramente soddisfatto. Vabbè, non urlare così tanto, piccolo spinosauro. Io me ne vado, perché mi sei... Cioè, considerate, guardate, non è ancora scomparso il drop della cobblestone, quindi pensate quanto ci ha messo poco a nascere dall'uovo. Raga, comunque per questa puntata è tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo cambio di mondo durante gli episodi. Quindi fare metà di là, metà di qua, oppure un pezzetto di là, oppure e tutta quanta di qua, oppure un pezzetto di qua e tutta quanta di là. Insomma, in base alle cose che dobbiamo fare, fatemi sapere voi nei commenti. Comunque, da Mattafra è tutto. Mi raccomando, lasciate tantissimi mi piace a questo video, un mi piace, un'iscrizione anche per seguire i prossimi video di questa serie e delle altre serie. Mi raccomando, lunedì inizia qualcosa di veramente fantastico, quindi non perdetevi l'appuntamento. Da Mattafra è tutto, io vi saluto, passate da Instagram che è molto molto bello, linea allo studio, MFI97 Instagram, mi raccomando, bella, linea allo studio.